Ho presentato la giunta, come avevo promesso in campagna elettorale, parità di genere, metà uomini e metà donne. Abbiamo raggruppato le deleghe in base ai progetti e alle finalità, l'istruzione assieme al lavoro, la ricerca scientifica e tecnologica assieme alle attività produttive, il territorio assieme alla difesa del suolo. Sono molto soddisfatto delle persone che ho scelto e dello spirito di squadra che già si è dimostrato nella prima riunione che abbiamo fatto. Domani faremo la prima riunione di giunta, prima di Pasqua la riunione del Consiglio. Voglio stabilire con il Consiglio regionale rapporti di leale collaborazione. Beh, devo dire che è una giunta di grande innovazione, di grande rinnovamento. Mi pare che non solo per il merito e la competenza che sono importanti, ma addirittura una parità di genere che per la prima volta vede la luce qui in Lombardia, e questo è un segnale straordinariamente importante. Io direi che dobbiamo tracciare un solco profondo. Tutto ciò che è passato e se ne occuperà chi è di dovere, ma noi guardiamo il futuro, guardiamo avanti. Io voglio girare gli ospedali, verificare come sta avvenendo la salute dei lombardi, come viene trattata. Sarà un servizio che forniremo ai nostri concittadini al fine di proseguire in quel concetto di eccellenza che credo sia fondamentale. Qual è il primo punto sul quale lei interverrà? Sicuramente mettere in sicurezza tutto ciò che riguarda la salute, la sanità, e naturalmente mettere fine, porre fine a quelle che sono quelle discussioni, quegli scandali, ahimè, che fanno parte, credo, ormai del passato.